Buongiorno e benvenuti a questa nuova puntata di A Casa in Forma, il primo programma di cucina in collegamento Skype, targato 264. Partiamo a bomba con una nuovissima puntata. Oggi abbiamo un sacco di cose da fare, abbiamo un sacco di festeggiamenti per oggi, per domani. Poi vi dico, fatemi salutare in regia il mio carissimo regista Daniele. Buongiorno Daniele, come stai? Buongiorno, tutto bene, grazie. Bene, intanto so che è arrivata anche la nostra Rachel. Buongiorno sì. Rachel. Avete fame? Siete pronti fuori per la ricetta di oggi? State attenti, sì, carta sì. E penna alla mano. Intanto però cominciamo. Mettetemi la musichetta di tanti auguri, perché dobbiamo festeggiare con la nostra torta meravigliosa Francesca. Francesca da Parma, che oggi compie 11 anni. Tanti auguri da nonna Assunta. Cara Francesca, un bacio, bella, tanti auguri, festeggia, anche se non farai la super mega festa che sicuramente avrai fatto tutti gli anni, la fai un pochino più ristretta, ti festeggiamo noi, ti festeggiamo noi. E voi, se volete fare gli auguri, se avete qualcosa da dirci, se volete entrare in contatto con noi, è semplicissimo, noi siamo presenti sui social, Cusano Italia TV, le nostre social media manager, che io saluto e ringrazio, Alessia Di Bella e Beatrice Mariotti, sono sempre lì, sempre pronte, sempre a rispondervi. Dagli auguri, ce ne andiamo invece a quello che è il disegno del giorno. E questo bellissimo disegno, eccolo qui, questo bellissimo pesce, mamma mia che bello questo pesce così colorato, questo bellissimo pesciolino ce lo manda Giuliano, Giuliano 7 anni da Milano. Giuliano, ma lo sai che mi piace proprio questo disegno, questi colori, cioè io lo vorrei incorniciare, lo vorrei a casa mia, ci sono pure i colori che stanno bene a casa, ma guarda, ma perché non me lo mandi proprio, perché voi ci mandate le fotografie, ma io lo voglio proprio questo disegno, perché è proprio bello, Giuliano. Sei un artista, grande, bravissimo, continua così, dall'arte del disegno ce ne andiamo all'arte della cucina, perché oggi torniamo nella cucina di Fabio Rosa, che dovrebbe essere già pronto in collegamento con noi. Buongiorno Fabio, come stai? Eccoci, ciao Manuel, tutto bene, grazie, tu? Tutto bene, tutto bene. Fabio Rosa, food blogger, lo trovate su Instagram come Crema al Pistacchio, adesso andiamo a vedere anche, eccolo qui. Crema underscore al underscore pistacchio. Lui ha questo bellissimo profilo Instagram dove condivide tantissime ricette che vanno, vedete, dai primi piatti al salato, ma anche ai dolci. E a proposito di dolci, mio caro Fabio, ti vedo già armato lì con una schiera di ciotole, sì, ma soprattutto con l'elettrodomestico più ambito da tutti noi. Oggi appena si compra casa, prima ancora della lavastoviglie, prima ancora della lavatrice, le statistiche dicono che è l'elettrodomestico in pole position alle liste di matrimonio, cioè la planetaria. Oggi che ci devi preparare con questa planetaria? È dimmi vero. Un po'. Allora, oggi facciamo una angel cake. Ma che bello! È una torta molto particolare perché viene fatta solo con gli albumi, non abbiamo tutto l'uovo intero, diciamo. Angel cake, la torta degli angeli. Esatto. Una torta, diciamo, di derivazione americana come ricetta, sì. E viene chiamata proprio angel cake perché appunto l'albume gli regala questa morbidezza e sofficezza che viene appunto definita morbida, vero? Il cibo esatto degli allora, angeli. Per chi non proprio la conoscesse, vediamo, io sono un po' profano, correggimi, è un ciambellone molto alto,
Però morbido morbido, giusto? Molto soffice, sì. Ciambellone o no? Io ad esempio lo faccio nella versione, fra virgolette, torta piena proprio. Ah, tu lo fai a torta piena, sì, ok. Vabbè, no, perché a me è capitato, un mio amico l'ha fatta, in genere la fa spesso, la fa Marco, che saluto, certo. Che la fa sempre però a forma di ciambellone, però ecco, si può fare giustamente proprio a forma di torta regolare. Io sono curiosissimo, quindi io direi armatevi pure di carta e penna, perché adesso il nostro Fabio ci sta per dare la ricetta della nostra Angel Cake. Prego, vediamo pure la grafica. Di che cosa abbiamo bisogno, carissimo Fabio, per questa ricetta? Allora, in questo caso abbiamo gli albumi, sì, che sono 5 albumi. Poi abbiamo 100 grammi di zucchero, 50 grammi di farina e 5 grammi di cremor tartaro, che è praticamente un agente lievitante che viene abbinato al bicarbonato, sì, per fare la lievitazione. Quindi la torta è molto semplice, buona, da preparare. Io inizierei ad inserire all'interno. Ok, sì, poi vediamo tutto il resto, lo vediamo dopo, quello che ci occorrerà appunto, no, per la decorazione, per completarla bene. Sì. Allora, quindi ci armiamo di una bella planetaria. Per Senti, perdonami, una domanda. Dimmi, sì? Se non abbiamo la planetaria... Tranquillamente anche col frullino elettrico, è ovvio che la planetaria ci aiuta, perché in questo caso io, certo, posso tranquillamente inserire i vari ingredienti e, fra virgolette, fare altro o comunque poterli inserire pian piano, certo, se no, certo, frullino elettrico alla mano, bella ciotola e riusciamo comunque. Allora, io dicevo, vai, prima, sono 5 albumi, sì, ovvio che... se uno ha degli albumi perché ha usato i rossi magari per fare una crema pasticcera piuttosto che una maionese o qualsiasi altra cosa, li puoi conservare in frigo gli albumi anche fino a 10 giorni, si conservano senza problemi e quindi possiamo utilizzarli per questa ricetta. Altrimenti abbiamo ovviamente la possibilità di comprare direttamente solo gli albumi in, certo, supermercato, li vendono, c'è cioè il bricco, no? Il bricco che tutti comprano, esatto, per fare i pancake proteici. Bravissimo, ecco, esatto. E quindi possiamo utilizzare quello. Io combinazione avevo 3 albumi in frigo, ho comprato poi invece il bricco appunto degli albumi semplicemente, quindi sono andato a mescolarli. Allora, un albume corrisponde all'incirca 35-37 grammi, quindi se vi serve fare una proporzione su quelle che sono appunto i miei 5 albumi, facciamo la moltiplicazione di 35 per 5 appunto. Ok, perfetto, bene, mi piace molto. Io spero che mia madre stia guardando questa ricetta e che magari domenica mi prepari questa torta, chi lo sa. Dai, speriamo. Poi mi farai sapere allora. Assolutamente sì, è un invito. Allora, io appunto ho inserito semplicemente gli albumi, faccio per partire la planetaria, spero che riuscite a sentirmi. Ti sentiamo. Allora, quindi abbiamo messo gli albumi, 5 albumi, come diceva, esatto, giustamente Fabio, o rompiamo le uova e li separiamo, oppure andiamo tranquillamente al supermercato, troviamo questi bricchi con gli albumi, ci sono sia solo bianchi o sia solo rossi, e così almeno andiamo più spediti. Li mettiamo, esatto, all'interno della planetaria e li montiamo a neve, corretto il quando, termine? Sì, allora, quando inizia a montare, sì, non dopo quando è proprio a neve, andrò ad inserire un cucchiaio di acqua. Ah sì? Perché? Questo serve per la lievitazione insieme al cremor tartaro, perché insieme al bicarbonato e l'acqua il cremor tartaro si attiva e fa sì che la lievitazione avviene. Ho capito. Quindi inserisco il mio cucchiaio d'acqua, poi vado a mettere appunto il cremor tartaro. Bene. Ho capito. Benissimo. Io intanto che tu inserisci il cremor tartaro voglio andare a parlare un po' con Daniele in regia. Daniele? Sì? Il comitato Daniele. Allora, abbiamo capito che tu sei un appassionato di cucina e che cucini. Sì. Abbiamo parlato però di primi e secondi, abbiamo parlato pure di ravioli, insomma, al vapore, quindi pure cucina orientale. Ma i dolci come sei messo? Ogni tanto li faccio. L'angel cake? L'angel cake anche l'ho fatta, sì. Ah, ecco, quindi anche con i dolci. Ragazze, sì. Ci abbiamo Daniele, quanti anni hai? 28. Daniele, 28 anni, Roma, single, sa cucinare. Piccola parentesi, torniamo dal nostro Fabio. Fabio, allora, come va?
Allora, mentre che tu chiacchieravi, io dello zucchero che avevo ne ho aggiunto la metà, mentre che gli Ok. albumi si stanno montando a neve. In Benissimo. questo caso, quando saranno sodi, quindi tra pochissimi secondi, andrò ad inserire la parte restante dello zucchero e la farina, ovviamente mescolando dall'alto verso il basso per non andare a smontare quello che è il mio composto, Molto perché sai bene. che gli albumi, essendo così soffici, è perché hanno incorporato aria, quindi se io vado a mescolarli troppo energicamente con Certo. delle altre polveri, l'aria Ma è fuoriesce, chiaro, diciamo, è e quindi si chiaro. smonta il Questi sono tutti composto. passaggi molto importanti e fondamentali, perché quando si vanno a montare gli albumi bisogna fare attenzione, perché basta un piccolo passaggio, una piccola distrazione e perdiamo tutta la montatura, poi andiamo a perdere quella sofficità, Sofficita. bravo, sofficità. Sofficita. Quella sofficità che è tipica dell'Angel Cake, ma è tipica in tutti i dolci che vogliamo, no? Quando si fanno montare gli albumi a neve, si fa proprio per avere il dolce più soffice. Quindi, Esatto. benissimo, che meraviglia, chissà che bello. Quindi, mi sta mettendo altro zucchero, vedo. Sto mettendo l'altra parte dello zucchero che non avevo messo subito mentre Ok. che si E intanto, con montavano. l'aiuto anche di una spatola, vedo che ti aiuti e Vado stai a girare, girando. esatto, dall'alto verso il Bravissimo, bene, basso bene, e bene, bene. idem farò per la farina. La Bene, bene. inserirò in più step, diciamo. Allora, stessa cosa con la farina. Sì. Intanto che aggiungi gli ingredienti, vorrei chiederti come va questa esperienza con i social di condivisioni di ricette. Tra l'altro, abbiamo visto che hai vinto anche un contest con i tuoi Sì, bomboloni. Ti vediamo molto esatto. attivo sui social, su Sì. Beh, Instagram. Come sta andando? Che tipo di riscontri? Mi incuriosisce. allora, i riscontri sono buoni e devo dirti che comunque è ovvio, è una giungla quella del food Certo. blog perché ci sono veramente tantissime persone, quindi spiccare non è semplice. Sì. Però devo dirti che sto ricevendo molti complimenti, mi fa Bene. piacere che comunque le persone apprezzano quello che faccio, gli piace lo stile della mia pagina, gli piace che le ricette siano subito lì pronte, che non devono andare in giro su altri siti, cliccare, eccetera, girare, quindi questo è un punto, fra virgolette, a mio vantaggio. E devo dirti che mi è successa l'altro giorno una cosa curiosa, perché Sentiamo. ero al supermercato. Diciamo nella parte della galleria, quindi del centro commerciale, mi Sì. ferma un ragazzo. Io pensavo fosse uno dei soliti delle promozioni di qualcosa. Certo. Gli faccio: No, guarda, non mi interessa. E lui mi fa: No, no, ma aspetta, volevo solo farti i complimenti per la pagina perché ti Ma seguo. dai. Ho visto le ricette, mi piacciono molto. Sì, questa cosa mi ha molto stupito, mi ha fatto ovviamente molto Molto piacere, piacere. E certo. devo dirti che appunto essere riconosciuto È così in bello, no? giro è Fa una cosa piacere, ovviamente insomma. casuale, ma molto Esatto, no, perché poi piacevole, il mondo della cucina è certamente. un mondo che unisce molto, no? Ci si scambiano le ricette, ci si Sì. scambiano i pareri, ma tu questo come lo fai, come lo cucini, come lo posso cucinare? E poi in genere Esatto. quando si dà una ricetta c'è sempre, a me succede con voi ospiti, ecco, mi date una ricetta, preparate qualcosa, poi io quando posso la preparo, la prima cosa poi che faccio è quella di postarvi su Instagram, no? Di mandarvi la foto, Certo. di ringraziare, insomma è bello perché sì, la cucina lega molto e permette l'incontro, permette anche lo scambio, no? Quando andiamo all'estero Certo. e assaggiamo, come si fa ad entrare in contatto con un altro popolo andandoci a pranzo o a cena insieme, no? Le famose Bravo, tazze di esatto. tè nel deserto, è lì proprio che ci si incontra. Che cosa hai tra le mani? Che cosa hai preso? Allora, ho preso una semplice teglia, questa è una diametro 18, che Sì? come ti dicevo, appunto, io andrò a riempire tutta con questo impasto. Ok. E verrà proprio livellata praticamente fino Bello. al bordo. Sì. Quella versione che dici tu, ovviamente, diciamo del Diciamo ciambellone, ciambellone, certo. dovrebbe essere ovviamente un po' più grossa di diametro, perché se fosse una diametro 18 con il buco al centro per fare il ciambellone, ovviamente non ci starebbe tutto l'impasto. Quindi, senza imburrare, senza infarinare, senza niente, senza problemi, questa torta si va ad inserire direttamente nello Ok. stampo. Voilà, davvero molto semplice, fino Hai visto? Una adesso cosa super veloce da riassumo un fare. po' brevemente, abbiamo messo 5 albumi, Sì, lo zucchero, che erano 100 grammi di sì, zucchero, poi abbiamo messo i 5 grammi di cremor tartaro, un cucchiaio d'acqua montato, e poi la farina, che erano 50 grammi di farina. Perfetto,
perfetto. Come potete vedere, in 14 minuti, ma anche meno, perché i primi 5 minuti sono stati di saluti, poi il resto ho allungato un po' con le chiacchiere. In veramente in 10 minuti, 8-10 minuti, si prepara l'impasto di questa torta, che poi va in forno. Per quanto tempo deve cuocere? Allora, la torta andrà in forno a 170 gradi per 30 minuti. Ok, benissimo. Perfetto. Quindi vedi che come impasto, come ti spiegavo, arriva praticamente al bordo. Con un attimo si prepara. Senti, poi quando la tiriamo fuori dal forno... Sì, questa è una particolarità, perché praticamente nel momento in cui si tira fuori dal forno, bravissimo che lo hai citato, perché... se no magari mi dimenticavo di dirlo, va capovolta, ecco, su un piano, quindi su un piano di legno, su un tagliere, quello che volete, è lasciata raffreddare completamente. In questo modo rimarrà la forma perfetta e non perderà ulteriormente sofficezza, perché sai che comunque ovviamente tirandola fuori con il calore la torta, certo, e se io la togliessi subito dallo stampo, magari si va un po' ad assestare, un po' ad adagiarsi, quindi magari viene più sgonfia. Invece in questa maniera, lasciando la capovolta, io la gli do questa forma caratteristica che mantiene in assoluto e rimarrà proprio alta, così come io l'ho fatta nello stampo, leggermente più bassa per carità, però magari rimane in ogni caso molto uniforme. Quindi questa io adesso la andrò a mettere in teoria in forno a 170 gradi per 30 minuti. Benissimo, allora vai, ma io inforna pure la torta. Noi intanto ci rivediamo la ricetta al volo, la grafica. Esatto. Quindi oggi stiamo preparando questa angel cake con frutti di bosco. Come si prepara? Questi sono ingredienti per 6 persone, con uno stampo da 18 cm di diametro. Abbiamo bisogno di 5 albumi. O rompete le uova e poi li separate, oppure andate al supermercato e tranquillamente trovate i bricchi con gli albumi. Oppure, esatto, quindi fate così. Poi abbiamo 100 g di zucchero, 50 g di farina, 5 g di crema tartaro. Dopodiché avremo bisogno di 150 ml di panna fresca, 50 g di mascarpone, 2 cucchiai di zucchero a velo, 120 g di frutti di bosco. Una volta preparato l'impasto, se ne va bello bello nella sua teglia a 170 gradi per all'incirca mezz'ora. Vediamo un po', voilà, ecco, noi, tempi record, che meraviglia. Ti posso ringraziare per averla preparata? Grazie, veramente. Grazie a voi. Quindi, nel frattempo io mi porto avanti e faccio la seconda ricetta di oggi. E perché abbiamo pure una seconda ricetta super oggi, eh? Velocissimo, anche questo da fare, è super goloso. Risultato, abbiamo pure una seconda ricetta. Senti, questa qui invece quando l'hai preparata, questa angel cake? Questa ieri l'ho fatta. Benissimo, l'hai fatta ieri, poi l'hai lasciata raffreddare, questo qui, esatto, è il risultato finale. Stamattina proprio. Senti, proprio così, siccome sono molto curioso, ti dispiace avvicinarti con l'angel cake alla camera, così la vediamo bene? Adesso, eccoti qua. È nuda, diciamo, dobbiamo adesso ancora Adesso è nuda, esatto, questa decorarla. È come esce dal forno, esatto, poi la andiamo a decorare. Sì. Bene, no, io ti ringrazio te e tutti i miei ospiti, perché insomma da parte vostra c'è un bell'impegno. Tu ieri, vedi, hai preparato questa torta, poi oggi ne hai preparato un altro impasto, anche se sappiamo però che tutti questi dolci non è che si sprecano, perché no, domani è un giorno importante. Ahimè sì. Che giorno è domani? Sì, è il mio compleanno. È il tuo compleanno. Noi non ti facciamo gli auguri oggi, te li facciamo domani, va okay, bene? Va domani benissimo, ci sentiamo. Va domani grande festa sul 264, c'è il compleanno di Fabio. Grazie. Senti, Fabio, poi mi raccomando, domani quando tu festeggi con il modo in cui festeggerai, facci qualche storia, taggaci, facci vedere la torta. Va bene, dici certamente. Com'è venuta, sì, faccelo sapere. Allora, quindi questa è la torta che poi andremo a decorare, ma noi abbiamo anche una seconda ricetta. Qual è la seconda ricetta, carissimo Fabio? Sono dei pasticcini ai pistacchi. Ah, pasticcini ai pistacchi. Allora, vediamoci pure la grafica, vediamo un po' dove arriviamo adesso a preparare pasticcini ai pistacchi. Per questa seconda ricetta abbiamo bisogno di 150 g di farina di pistacchi,
buona, 140 grammi di zucchero, un albume, ecco che torna l'albume, comprate il bricco, sì. Poi un cucchiaino di essenza di mandorla amara, sì, zucchero a velo quanto basta. Ah, ho capito, ho capito. Dunque, se mi hai fatto tornare in mente una cosa, questa è quella farina di pistacchi. Io questa ricetta, caro Fabio, fatemi vedere Fabio, so qua. L'ho fatta con la farina di mandorle. Sì, diciamo che sono due versioni praticamente dello stesso dolce. Vero? E quindi vengono fuori quei pasticcini che sembrano un po' degli amaretti morbidi. Bravissimo, diciamo, bravissimo. Con, e il nome di diciamo, della mia ricetta erano i sospiri delle monache. Sì, che è una ricetta tipica ovviamente siciliana, le mandorle, è inutile negarlo, ci rimangono. Esatto, c'era questa farina di mandorle, la farina di mandorle, c'era il... C'era chiaramente l'aroma alla vaniglia, mi sembra, oppure si potrebbe rimettere agli agrumi a seconda dei gusti. Si fa questo impasto, si fanno queste polpettine, diciamo così, si fanno, se non sbaglio, riposare in frigo e poi vanno in forno pochissimi minuti sopra delle lamelle di mandorle e si prepara. Bene, quindi è molto simile. Questo è molto semplice. Allora, come partiamo hai visto, pure, allargatemi Fabio che lo voglio vedere bene, bene, grazie regia. Ho messo la farina di pistacchi qua in una ciotola, vado ad aggiungere lo zucchero semolato, l'albume e appunto il mio cucchiaino di aroma di mandorla amara. Voilà. E lo vado a mescolare. Benissimo, fantastico, meraviglioso. Questa ricetta è facile, eh? È molto molto facile, facile, quindi si prepara veramente in un attimo e guardatela, insomma, proviamoci. Allora, ovviamente vi senti, dico, la farina di pistacchi si trova facilmente, Fabio, scusami, eh? Ma sì, al supermercato al ormai supermercato si trova si trova, facilmente. Si trova, ormai ai supermercati c'è di tutto, andiamo al supermercato, c'è pure quello che non conoscevamo, farine di tutti i tipi, eh? Farine veramente di tutti i tipi, 000, farina integrale, farina di mandorle, farina di cocco, farina d'avena, farina di tutto proprio, farina di qualunque tipo, tutta farina. Poi c'è da dire che ovviamente se uno non la dovesse trovare al supermercato, su internet, ovviamente su internet certo, ma una soluzione potrebbe essere comprare dei pistacchi non salati, ovviamente in questo caso perché stiamo andando a preparare un dolce, certo, e li frulliamo finissimamente. Aiutarci a frullarli finissimamente, consiglio di mettere qualche cucchiaino di zucchero a velo che andrà un po' ad assorbire quello che è l'olio, diciamo, che è contenuto all'interno del pistacchio in questo caso, ma potrebbe essere appunto come dicevi anche tu di mandorle o cosa, certo. E in quel caso noi appunto andremo ad ottenere una farina di pistacchi. Ok, quindi vedete una farina di pistacchi che ci possiamo allora, fare vedi, anche da io soli. L'impasto fammi un po' vedere, che bello, guardate che bel verde, vicino, che meraviglia, magari. Questo verde pistacchio stupendo, io sono innamorato dei colori che vengono fuori è dalla cucina. È diventato un impasto molto compatto in questo caso. Sì, subito non sembra, quindi non spaventatevi se vi sembra che l'albume sia poco perché dice oddio magari non basta, magari sembra che non qualcosa. Sia bagnato bene, invece no. Girando viene fuori tranquillamente questo impasto. Li prepari spesso questi pasticcini? Qua. Abbastanza, io adoro il pistacchio, è il nome del mio blog, certo, dice crema qualcosa. Pistacchio. E quindi mi piacciono molto, sì, quindi li preparo abbastanza spesso, poi sono molto veloci da fare, il risultato ottimo, quindi ecco, certo. Diciamo che paga molto la golosità e il risultato. Ma quindi poi si preparano in un attimo, poi il pistacchio è bello sfizioso, esatto, piace a tutti, piace a tutti, facciamo così. Questo caro lo vado Fabio a mettere in frigo. 10 minuti. Va bene, allora mettilo pure in frigo, vai. Quindi noi oggi stiamo preparando al volo proprio la grafica. Eccole qui, pasticcine ai pistacchi, 150 grammi di farina di pistacchi, 140 grammi di zucchero, un albume, un cucchiaino di essenza di mandorle amare e zucchero a velo quanto basta, quello poi sarà sul finale. Grazie regia, quindi una ricetta davvero facilissima, abbiamo messo tutti gli ingredienti insieme, abbiamo fatto questo bell'impasto aiutati un po' con un cucchiaino, dopodiché se ne vanno in frigorifero per quanto tempo?
10 minuti. Per 10 minuti, in attesa che l'impasto prenda la sua consistenza, io direi che noi, Fabio, ne approfittiamo, ce ne andiamo in pubblicità, dopodiché torniamo subito da te perché abbiamo una gel cake da finire, ma soprattutto i pasticcini da cuocere. Fermo, buono, non scappare, aspettaci. Siamo qua, vi aspetto. Grazie, grazie Fabio, torniamo subito, voi a casa. Restate pure con noi, io ve lo dico sempre, date uno sguardo pure alla nostra pubblicità perché noi condividiamo tantissime informazioni. Io vi ricordo che noi siamo in onda tutti i giorni, 7 giorni su 7, dalle 7 del mattino partiamo con l'informazione, la nostra rassegna stampa, il telegiornale, l'informazione, ma poi tantissimi programmi, attualità, informazione, politica, cinema, teatro, gossip, attualità, l'ho già detto, moda, sport, motori, cucina, insomma ce n'è davvero per tutti i gusti. E poi ci sono anche le informazioni relative alla nostra università, l'Università Niccolò Cusano, che in piena pandemia non si è mai fermata, è andata avanti, quindi date pure uno sguardo. Qualche minutino di pubblicità e poi torniamo subito da voi, a tra poco. Di nuovo bentornati in diretta, eccoci qui, ci siamo lasciati qualche minutino fa in compagnia di Fabio Rosa, food blogger, crema al pistacchio, il suo nome su Instagram. Stiamo preparando un angel cake, questa torta buona, morbidissima, soffice soffice, e poi dei pasticcini al pistacchio, buoni buoni, piccolini, carini, sfiziosi. Tutto questo perché domani è il compleanno di Fabio e quindi si sta portando avanti con il suo piccolo rinfresco. Detto questo, torniamo pure dal nostro Fabio. Fabio carissimo, domani sarai sommerso dagli auguri, perché lo sto dicendo a tutta Italia, anche all'estero, ci vedono anche all'estero, anzi ne approfitto per ringraziare perché mi sono arrivati dei messaggi di un ragazzo di Monaco che insomma ci segue tutti i giorni, dice durante la pausa pranzo ci vede, prende spunto dalle vostre ricette, Fabio, quindi benissimo. Carissimo il nostro Fabio, allora, eccoci. Per chi si fosse collegato solo adesso, male, molto male, al volo proprio le due grafiche. La prima è l'angel cake che abbiamo preparato. Questi sono gli ingredienti: 5 albumi, 100 g di zucchero, 50 g di farina, 5 g di crema tartare. Lo fate cuocere tutto e poi passiamo adesso con la decorazione con restanti ingredienti: 150 ml di panna fresca, 50 g di mascarpone, 2 cucchiai di zucchero a velo e 100 g di frutti di bosco. Seconda ricetta invece che stiamo preparando: pasticcini ai pistacchi, farina di pistacchi, zucchero albume, un'essenza di mandorla, zucchero a velo quanto basta. Abbiamo preparato l'impasto dei pasticcini, l'abbiamo lasciato riposare per all'incirca 10 minuti nel frigo, adesso siamo pronti per comporli per poi infornarli. Prego, a te la parola. Esatto. Guarda un po' che orologio che c'ho oggi, color pistacchio, sembra fatto apposta. Fantastico, hai visto? Vai. Allora, io prendo semplicemente un po' di impasto con le mani e vado a fare delle palline. Mm-hmm. Molto bene. Molto semplicemente così. Benissimo. E le vado a passare appunto nello zucchero a velo. Mm-hmm. Ah, ok, quindi prendiamo l'impasto che abbiamo preparato prima. Le vado ad infarinare. Facciamo, esatto, delle polpettine, velo. Proprio. Esatto. Dopodiché le andiamo a passare, come quando facciamo le polpette che le dobbiamo friggere nel pan grattato. Vedete, ecco qua, guarda quanto sono bravo, facciamo così, grazie alla regia, e poi le andiamo a mettere nella farina. Nella farina, ecco, guardate, seguo pure, seguo bene la camera, ecco, fammi scherzi a parte. Dicevo, voilà. In questo caso io con le quattro dita gli vado a fare una forma un pochettino così a punta, che è una forma, senti, diciamo, tirando verso tipica. Su o tirando verso su? Sì, adesso guarda, te lo faccio rivedere, faccio un attimo una pallina, la passo appunto nello zucchero a velo. Sì. E poi sì. Faccio così. Ole. Schiaccio, ok. Praticamente gli faccio fare una forma un pochettino ok, più proprio in questo modo, ecco, proprio così, tirando un pochino verso l'alto. Esatto. Fate così. Oggi in regia si stanno divertendo, vedo, con queste inquadrature. Il nostro Daniele. Eccomi. Allora, Angel Cake mi ha detto che l'hai preparata. Sì. Questi pasticcini, questi che ne pensi? No. Ti piacciono? Sì, questi sì, perché io adoro il pistacchio. Ah, ti piace sì, il pistacchio, Infatti. Ho capito. Senti, ma tu invece, Daniele, intanto che Fabio va avanti, questa passione per la cucina, come nasce? C'è qualcuno che te l'ha trasmessa? Sì, mio padre. Ah, ma dai, come si chiama papà? Bruno. Ciao papà Bruno. Lui ti ha trasmesso, lui è un quindi cucina a casa?
Cucina, ma non per lavoro, ma per sempre per Per passione. passione pure lui, ho capito. Quindi l'ha trasmessa, ho Sì. capito. Le ha trasmesso quello. Senti, il piatto che meglio ti riesce a papà? La pizza. Bene, e Sì. allora chissà. Allora, signor Bruno, visto che tanto la pizza si può preparare, si può trasportare senza problemi, abbiamo il forno qui per riscaldarla. Se vuole il collegamento Skype, facciamo una puntata. Altrimenti, una bella teglia di forno, di pizza è ben accetta. È ben accetta. Torniamo pure al. Diglielo a papà, eh. Torniamo pure Certo. ai pasticcini al pistacchio. Eccolo qui, mo, Eccoci qua. fantastico. Sì. L'ho fatte, adesso io queste le vado a mettere a punto nel forno per 10 minuti. Ottimo, vai, metti pure nel forno. Forno preriscaldato a quanti gradi, caro Fabio? 200 gradi. 200 gradi, 200 gradi per 10 minuti, quindi proprio messi e tolti. Una cosa Sì. velocissima, velocissima. Bene, bene, In bene, questo caso il suggerimento per questi pasticcini è che devono raffreddare completamente prima di essere mangiati. bene. Certo, devono essere, sì, perché questi non vanno mangiati caldi, ma vanno mangiati freddi. Senti, ma domani che è il Esatto. tuo compleanno ti fanno lavorare? Sì. Ma devi Ahimè andare in sede oppure lavori da casa? sì. No, 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 da Vabbè, casa, quindi vabbè. almeno quello. Ma sono solo due riunioni in Ho realtà, quindi capito, vabbè, non però non mica si così. beccano i pasticcini, quindi no, domani non si No, festeggia con i colleghi. mi spiace, guarda, i miei colleghi sentiranno la mia mancanza per i Immagino. festeggiamenti del compleanno. Ascolta, Dai, intanto mi scherzo. porto avanti per la decorazione appunto dell'angel cake. Vai. Metto la panna all'interno appunto della ciotola della planetaria. Vai con la panna, panna liquida, mettiamo mettiamo qua. all'interno della planetaria, poi. Vado a mettere un po' di zucchero a velo, io ti ho indicato Grandino. 2 cucchiai più o Due meno. cucchiai vanno bene. L'azioniamo e la portiamo Olè. a montare proprio a panna. Io poi da parte avevo 50 grammi di mascarpone che vado leggermente ad ammorbidirlo un po' con il cucchiaio e poi lo vado ad inserire all'interno della panna, amalgamandolo bene tutto assieme. Ho capito, ho capito. E con questo poi andrò a riempire la mia sacca poche per andare appunto a decorare la torta. Sì. Quello che volevo farti vedere Dimmi. anche, aspetta che la prendo, Vai. per riempire agilmente una sacca poche, ad esempio utilizzo una caraffa, ma uno può utilizzare anche un bicchiere abbastanza capiente perché, aspetta, te lo faccio Fammi un po' vedere, vedere che mi perché se no interessa. da riempire non è semplicissimo. Allora io utilizzo queste che sono delle sacca poche su vegetta, sono molto pratiche, non devi perdere tempo Comode e a pulirle, veloci, eccetera. trovate al Ovviamente con supermercato. la bocchetta invece mia. La bocchetta è la tua. Quindi la metto all'interno della caraffa Ok. così e la Ah, utilizzo chiaro. come supporto per poter Certo, perché inserire, quella è la diciamo, parte più difficile, appunto. no? Abbiamo sempre queste Sì. sacche a poche poi che non sappiamo bene come metterle, come No, riempirle, che si muovono. esatto. Invece le infiliamo all'interno di una Esattamente. bella caraffa, di un bel, magari anche un bicchierone, Un quelli bicchiere del capiente, mini sì, pimer, ad esempio, esatto. del frullatore a Sì, immersione, sì, ma la sì. caraffa va più che bene, così almeno ci aiuta poi per riempirla. Bene, 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 bene. Sacca a Esattamente. poche, usa e getta, la trovate tranquillamente al supermercato, ci sono queste Anche questa, confezioni certo. e almeno utilizzate tutto quello che volete, ma pure se l'avete a casa, quella professionale, poi Sì. la lavate lì, insomma, come preferite voi. Ok, Ok, intanto allora abbiamo montato la panna è montata, vado ad inserire il Il mascarpone, che è un po' mascarpone, ammorbidito, buono il mascarpone, mamma che è un mia. po' ammorbidito, esatto, con il cucchiaio. E gli vado a dare un giro proprio giusto per Sì. amalgamarlo. Non troppo forte perché sennò magari mi smonta la panna. Certo. Ok, non troppo forte, se no si smonta la panna. Come potete vedere, queste sono tutte indicazioni che chiaramente vanno segnate perché poi fanno la differenza, eh. Da quanto tempo è che usi la planetaria? Saranno 3 anni, credo. Com'è cambiata la tua vita da quando hai questo elettrodomestico? Molto, Ci molto, credo. perché appunto ti dicevo, è comoda perché nel frattempo che le gira tu puoi fare altro, non, Certo. poi vabbè, impasta molto bene rispetto ad impastare la mano piuttosto che con il frullino, sai, ci sono anche quei frullini elettrici che hanno quei ganci fatti tipo a spirale, però non ha sicuramente la potenza che ha una È chiaro. planetaria come questa. Certo.
Quindi assolutamente un investimento ben ottimo. Speso. Quindi andiamo a metterla qua. Io ci ho provato a chiederla ai miei amici il regalo, ma mi sa che non hanno capito. Ma devi raccimolare un bel po' di amici. Eh sì, no, ma ho fatto una battuta, e mi hanno detto: Manuel, ma per casa nuova che cosa ti possiamo regalare? Io, ma ho una planetaria. Cosa ti hanno portato? Una pianta? Ancora forse. Niente, capito? Sono spariti. Avranno visto il prezzo. Infatti per quello ti ho detto dovevi raccimolare parecchi amici. Infatti, cambierò. Allora. Cambierò il regalo, cambierò amici, chissà. No, vabbè, scherzo. Gli amici tienili, aggiungimi altro. Scherzo. Allora, ecco allora, qua, vedete, mettendo la sacca a poscia all'interno della caraffa ci permette di lavorarla molto meglio. Adesso noi siamo pronti quindi per passare alla parte più bella, la parte più sì. artistica per eccellenza, sì. La decorazione di questa angel cake, come va? Senti, sì. No, prima un'altra domanda. Dimmi. La possiamo consumare anche così oppure non, cioè, assolutamente sì. Tu come la consigli? Cioè, meglio decorata, meglio non? Ma allora, considerando che la torta dentro non è farcita, secondo me un po' di decorazione sopra ci va. Certo, così arricchiamo di sapore, arricchiamo di gusto. Però, come ti dicevo, vedi, comunque la torta è molto soffice. Guarda quanto è soffice. Sì, e quindi non è quella torta che ti allappa la bocca, certo. Che hai bisogno per forza di una crema. Quindi volendo anche così, come dicevi tu, gli albumi molto proteici, è un dolce che eventualmente può andare molto bene anche per appunto gli sportivi e chi assume un determinato apporto di proteine, ecco. È anche un dolce... Facciamola un pochettino più golosa. Noi la facciamo un pochino più golosa e allora, via. Armati della sacca poche con panna, mascarpone e quant'altro, che cosa stai facendo? Dei ciuffetti, vedo. Sì, dei ciuffetti qua intorno. Voilà, che meraviglia. Che bella questa torta. Questa poi adesso va in frigo. Sì. Deve riposare un po', immagino. Esatto. Allora, così io poi vado a farci un... Perché quello è per decorazione, però poi ne metto un po' al centro per fare tipo un letto, diciamo, così mi appoggio Ok, quindi abbiamo fatto dei ciuffetti tutti intorno e poi un letto al centro che adesso... Fabio sta andando anche a spalmare. Avrei dovuto fare al contrario, ma va bene lo stesso. Va bene lo stesso, dai. Voilà, guardate che è meraviglia. È giusto per poi far qui, diciamo, sì, ma infatti, ma poi qua la cosa bella, vedi Fabio, è che la decorazione poi ognuno la fa un po' come vuole, no? Qua ci possiamo anche un po' divertire e sbizzarrire, sì. Cioè chi preferisce farla con i ciuffetti... Chi possiamo magari la vuole fare tutta quanta lì. Adesso che stai mettendo? I lamponi, ok. Poi possiamo appunto, dicevo, farla eventualmente con il cioccolato, con altra frutta, con certo. Le fragole. Qua in base ai nostri lì gusti. Lì poi a fantasia, a gusto. Alla nostra fantasia, alle nostre esigenze. Qui ognuno si sbizzarrisce. Sono caduto? No, non sono caduto. Stavo per cadere però. Ognuno si sbizzarrisce come vuole. Voilà, che meraviglia. Frutti rossi che trovate tranquillamente al supermercato, ci sono queste vaschette perfette per decorare la colazione oppure da portarsi al lavoro, in ufficio, nel smart working a casa per uno spuntino, perché poi i frutti rossi fanno anche benissimo. Molto. Tanti, io per esempio spesso nel weekend preparo i pancake con lo sciroppo d'acero e sopra ci metto questi frutti rossi, trovate more, lamponi, insomma di tutto e di più. Tu stai facendo un mix, vedo che hai messo. Sì, ho messo lamponi, adesso ho messo i mirtilli al centro. Buoni, ecco. La decorazione è molto easy, molto semplice. Che va bene da fare a tutti. Avvicinati pure così la vediamo. Voilà. Guardate che meraviglia, ce l'abbiamo l'audio per festeggiare? Guardate che bella. Oh, eccola qua. Oh, gli applausi. Yes! Eccolo qua. Ecco. I feel fantastic. E questa è la torta meravigliosa Angel Cake preparata per voi in esclusiva di Cusano Italia TV da Fabio Rosa. Mi mettete Fabio grande? Fabio, mi farai rivedere bene la torta per favore da vicino? Grazie. Sì, certamente. Eccola. Allora, questa...
che cose abbiamo bisogno? Riassumo un po' brevemente, vediamo pure Sì. un pochino di grafica, così ci vediamo un po'. Allora, per questa angel cake abbiamo bisogno di... Questi sono gli ingredienti per 6 persone, per uno stampo da 18 cm, poi vedete voi a seconda dello stampo, della grandezza che volete fare. Noi oggi l'abbiamo fatta classica, regolare, io la conoscevo pure a forma di ciambellone, insomma, vedete voi. 5 albumi, o rompete le uova e li separate, oppure al supermercato tranquillamente trovate questi bricchi che comprano tutti i palestrati, tutti gli attenti della linea, li compro pure io, li ho comprati pure io. Ok, 5 albumi, 100 grammi di zucchero, 50 grammi di farina, 5 grammi di cremor tartaro. Dopodiché, questo è l'impasto. Per la decorazione avremo bisogno di 150 ml di panna fresca, 50 grammi di mascarpone, 2 cucchiai di zucchero a velo, 120 grammi di frutti di bosco, frutti rossi, mirtilli, more, lamponi, quello che volete. Nella prima parte abbiamo quindi, fatemi vedere Fabio, abbiamo messo tutti i primi ingredienti nella planetaria per preparare l'impasto, abbiamo frullato tutto, dopodiché lo abbiamo messo in uno stampo da 18 cm e se n'è andata in forno a quanti gradi? 200 per 30 minuti. No, 200 gradi per 30 minuti. scusami, ho No. confuso. 170 per 30 minuti, C'è, esatto, i perdonami. 200 sono quelli dei pasticcini, quindi Bravo, esatto. 170 gradi per 30 minuti e cuoce questo pan di Spagna, chiamiamolo così, diciamo così, cuoce Sì. questa torta. Si lascia un pochino raffreddare, si toglie la cerniera, si fa... Senti, qualche attenzione magari per non farla rimanere attaccata, appiccicata, diciamo così. Ma allora, come ti dicevo, nello stampo io non ho messo né burro Infatti né per due quello ti farine, chiedevo. eccetera, però come vedi la torta si stacca molto facilmente. Ovviamente quello che io consiglio con, diciamo, o il manico di un cucchiaio oppure il dorso, diciamo la parte non seghettata del coltello, fare giusto un giro all'interno della cerniera per staccarla bene e idem poi sotto. L'importante appunto, come vi dicevo prima, è farla raffreddare Certo, capovolta su certo. un tagliere di legno, ecco, un piano di lavoro. Ok, certo. Perfetto, benissimo. Dopodiché, una volta preparata, si lascia chiaramente raffreddare. Certo. Fabio, ti stavo per chiamare Angelo, perché giustamente Angel Cake, Fabio Angelo, il nostro Angelo Fabio, l'angelo della cucina, che l'ha preparata ieri. Ecco perché sei stato un angelo, perché l'hai preparata ieri, sei stato troppo gentile. L'ha preparata ieri, l'ha lasciata raffreddare e poi abbiamo preparato invece all'interno di un sac à poche, abbiamo montato la panna con il mascarpone un po' scaldato con un cucchiaino, con lo zucchero a velo, poi Fabio ha fatto questa bella decorazione con tutti questi ciuffettini e poi alla fine i frutti rossi. I Come frutti di dicevamo bosco, qui, esatto. i frutti di bosco, come dicevamo qui, vedete voi, insomma, se volete fare questa decorazione per arricchire un po' con questa crema, se volete mettere i frutti rossi, se volete mettere gocce di cioccolato, alta frutta, insomma, lì vi sbizzarrite voi. Lui ci ha dato questa idea di ciuffetti, vedete voi, anzi, fatecelo sapere. Preparate anche voi questa ricetta, come dico sempre io, poi ci vediamo sui social per vedere come l'avete fatta voi. Questa è la nostra angel cake, però poi abbiamo preparato anche dei pasticcini molto buoni. A che punto sono Esatto. della cottura? Stavo per tirarli fuori. Ok, Ok, allora intanto aspettiamo 10 qualche minuti altro sono minuto. Vedi un po', passati. dai una sbirciatina, dimmi tu. Dimmi Dovrebbero esserci. tu, se serve qualche altro minuto ci siamo, per me No, va benissimo. Sono ci pronti? siamo, sì. Perfetto, sono pronti, chissà che profumo in quella cucina, perché poi Sì. i pasticcini al pistacchio, è profumatissimo. Mamma mia, che meraviglia, non ti Non li posso scottare, ancora toccare perché eh? sono Immagino, perché caldi e sono ancora troppo caldi. soffici, per quello che dicevo devono raffreddare, quindi Facciamo te li così. faccio vedere di qua. Lasciali pure raffreddare un pochino, poi li vediamo bene da vicino, così almeno non ti scotti. In attesa che si raffreddano, ci rivediamo la grafica di questi pasticcini. Eccoli qui. Certo. Pasticcini ai pistacchi, semplicissimi, facilissimi da preparare. Questa era una ricetta che noi avevamo messo pure da parte, perché abbiamo detto, vediamo un po' come siamo messi con i tempi, se riusciamo la prepariamo oppure la descriviamo. Invece, come potete vedere, è talmente facile e veloce che, insomma, è veloce che ce l'abbiamo fatta a prepararla. Per 15 persone, poi vedete voi, a seconda della grandezza, ma questi vanno piccolini, sono proprio delle bomboniere. 150 grammi di farina di pistacchi, la trovate tranquillamente al supermercato. Se la trovate al supermercato, cercatela su internet. Se non vi va, comprate dei pistacchi non salati, un bel frullatore, mixate tutto e voilà, viene fuori la farina di pistacchi.
140 grammi di zucchero, un albume, vedete che serve il brick di albumi, un cucchiaino di essenza di mandorla amara e zucchero a velo quanto basta. Torniamo da Fabio. Una volta che abbiamo fatto questo bell'impasto, Fabio ci diceva: guardate che magari vi sembrerà un po' secco all'inizio, però niente paura perché è un albume e basta. Si fanno come delle polpettine, delle polpettine piccoline, delle palline, che poi si vanno ad infarinare nello zucchero a velo. Si mettono in una teglia con la carta forno, Carta forno, sì. qui me lo 10 ricordo, dopodiché minuti. 10 minuti per 200 gradi centigradi, quello è Esatto. il tempo, diciamo, il tempo di cottura. Che cosa prepari più spesso, i pasticcini al pistacchio o l'angel cake? Credo ai pasticcini, Li sai? prepari più spesso, eh? Sì, però l'angel cake anche Perché ultimamente mi l'angel piace cake è molto bella farla, secondo perché è me. molto veloce E comunque da fare infatti. come dolce, è una roba che hai visto veramente in pochissimo Ma sì, tempo poi uno fa. riesce a farla, è soffice, non è una di quelle torte che ti appesantiscono, quindi è Bravo. molto piacevole da mangiare. Bravissimo, bravissimo. È sia soffice, golosa, può piacere a tutti, non è poi pesante, perché insomma è una torta fatta principalmente di albumi. E poi soprattutto è anche molto bella, no? C'è questo aspetto scenografico che insomma nei dolci non è da sottovalutare. I Certo. pasticcini pure sono molto carini, si presentano bene. A me verrebbe già in mente di fare magari qualche confezioncina da regalare. Senti, faccio rivedere da vicino, dai, che magari adesso scottano di meno. Mi avvicino però solo con Vai, la teglia, non li so spostare grazie, ancora grazie sulla. Fabio. Voilà, voilà, guardate che meraviglia, guardate che belli. Sì, sembrano, no? Oh, ecco il secondo audio. Vai, che festeggiamo. Questi sono i pasticcini al pistacchio che ha preparato per noi il nostro carissimo Fabio Rosa. Fabio Rosa. Grazie, grazie, grazie. Come vi dicevo, guardate che Grazie. belli, sembrano un pochino, lo dicevamo prima, un po' degli amaretti, un pochino, no? Per la forma, per anche la Sì. consistenza di questa farina così granulosa. Prima di salutarti, ancora di ringraziarti, io al volo voglio rimandare la tua bellissima pagina Instagram, perché insomma ci tengo, la vediamo insieme, crema underscore al underscore pistacchio, vediamola pure, la dovremmo avere. Così almeno se qualcuno volesse entrare in contatto con te, Fabio ti può scrivere Certo. direttamente lì, oppure nel preparare magari questa ricetta ti può taggare. Daniele, ce l'abbiamo? Daniele, ci sei? Ok, Sì. dicevo, ce l'abbiamo la pagina Instagram di Fabio, così Certo. vai, così la vediamo, eccola qui. Crema underscore al underscore pistacchio, crema al pistacchio molto semplicemente, Fabio Rosa, guardate che meraviglia, primi, secondi, contorni, dolci, insomma, di tutto e di più. Non mi ricordo se te l'ho fatta già questa domanda, Fabio, ma se dovessi scegliere tu in cucina dov'è che ti trovi meglio, fra dolce, salato, primi, secondi, dimmi un po'. Allora, se devo scegliere i dolci, I dolci, eh? tra il salato e i primi, infatti Ah. diciamo che sono, come vedi anche dalla mia Sì, pagina, le infatti. proposte che tendenzialmente appaiono più spesso, ecco. I secondi li trovo un po' difficoltosi, più che altro anche nella preparazione, cioè vedi ad esempio l'ultimo che è un Certo. pollo, Sì, non è che è vedo. molto scenografico, coreografico, come può essere magari anche semplicemente un piatto di pasta. Io trovo che il secondo sia un po', o forse sono io per carità, un Ma po' sì. meno pronto Dipende da. a suggerirli, Ma giustamente però uno ha le sue dolci e preferenze, ha le primi sue sono i miei preferenze. preferiti, effettivamente. Caro Fabio, l'abbiamo detto, domani sarà il tuo compleanno, noi chiaramente ti faremo gli auguri domani, non te Dai, li facciamo grazie. oggi, non so se sei scaramantico, ma insomma è giusto farli il giorno stesso. E come Certo. passerai il giorno del tuo compleanno? Beh, la sera ho invitato qualche amico a fare una cena da me, ma saremo ovviamente in pochissimi Certo. perché Come come sappiamo le bene, poi condizioni ci sicuramente sarà impongono, tutto ecco. virtuale, virtuale come sempre. Certo, Questo certo. momento, ricordati di farci sapere com'è la torta, eh? Ti aspettiamo nelle storie Assolutamente. Instagram. Va Fabio, benissimo. grazie davvero, grazie mille anche oggi per Grazie a essere voi. stato con noi, per averci ospitato nella tua cucina, per averci preparato queste Grazie. due meravigliose ricette. Che dire, domani festeggiati, divertiti, spensierato e poi quando hai tempo pensa un pochino a quella che potrebbe essere la prossima ricetta, va bene? Va benissimo, d'accordo. Grazie dell'ospitalità. Grazie a te Fabio, un caro saluto, ci vediamo presto, ciao, buona giornata, ciao, ciao, ciao.
Termina qui questa puntata di A Casa in Forma. Da Manuel Bartolini, un grazie per essere stati con noi. Fatemi ringraziare quel simpatico di Daniele in regia. Daniele, grazie, grazie mille, per il supporto, perché io ti chiamo così all'improvviso, ti cambio le carte in tavola. Ci abbiamo una scaletta qua, mai che l'avessi rispettata io. Invece Daniele è sempre pronto, bravo. Detto questo, Daniele, vediti di preparare qualcosa pure tu, qualche giorno. Me l'hai Certo, detto, sei certo. bravo a cucinare, vogliamo assaggiare, poi aspettiamo la pizza di Papa Bruno. Da Manuel Bartolini, ancora un grazie veramente per averci seguito, un grazie per i messaggi che ci mandate sui nostri social. Io vi ricordo l'appuntamento tutti i giorni, quando volete, se volete, ore 13.05, minuto più, minuto meno, ma sempre qui, sempre sul 264. A domani, ciao ciao.